croccante pasta sfoglia con un cuore di pomodoro e besciamella. Il tutto avvolto da una mozzarella filante. Sono i rustici leccesi. Iniziamo preparando la besciamella. Sciogliamo il burro. Aggiungiamo la farina, in parti uguali. Ed abbiamo creato quello che tecnicamente si chiama roux bianco. Ora aggiungiamo il latte, un po' alla volta. Amalgamiamo. Ovviamente se volete tagliare i tempi potete comprarla già fatta e vi risparmiate la fatica. Anche se farla è una questione di un attimo. Bene, ora si va di frusta. Noce moscata. Pizzico di sale. Perfetta! Vedete com'è densa? Bene, passiamo al pomodoro. Pomodoro fresco, da pelati o passata, come preferite. Aggiungiamo sale, olio ed origano. L'origano è un'aggiunta che va a gusto. Omettetelo se non vi piace, ma chi è che non piace l'origano? Ora prepariamoci la mozzarella. Qui davanti vedete una treccia fresca pugliese. La facciamo a pezzetti e poi la strizziamo un po'. Vedete, non ha molta acqua. È importante, altrimenti in cottura l'acqua evapora e si forma una cavità vuota all'interno del nostro rustico. Un'altra alternativa a questa mozzarella, se vogliamo un rustico ancora più filante, come quello che avete visto all'inizio del video per esempio, aggiungete una mozzarella tipo fila fila, una mozzarella per pizza, molto più asciutta. E passiamo alla nostra pasta sfoglia. Il segreto per un rustico eccellente. Il nostro suggerimento è di farla a casa. Seconda opzione che consigliamo è di comprarla dal pasticcere piuttosto che dal supermercato. Così eviterete robaccia tipo olio di palma, conservanti, eccetera, eccetera. Qui vedete una sfoglia di circa 60x40. Con questa ci ricaviamo circa 6-8 rustici. Quelle da supermercato sono più piccole e ve ne serviranno di più. Comunque nella descrizione tutti i dettagli per scegliere la quantità giusta di pasta sfoglia in base al numero di rustici che si vuole realizzare. Ora prendiamo un coppa pasta da 10 cm e ci ricaviamo i dischetti più grandi. Ogni rustico avrà due dischi da 10 cm ed uno da 8. Ad onore del vero, i rustici leccesi possono anche essere più piccoli. Potete farli per esempio con una forma da 8 ed una da 6. In ogni caso passiamo ai nostri, noi abbiamo deciso così, 10 e 8. E passiamo ai dischi da 8 cm. Perfetto. Ora trasferiamo i dischi su una teglia antiaderente o anche un pezzo di carta da forno. Ed iniziamo la costruzione. Spennellata di battuto d'uovo su tutta la superficie. Adagiamo il secondo disco da 10 cm. Spennelliamo. Ed ora mettiamo un cucchiaino di besciamella. Un cucchiaino di salsa di pomodoro ed infine la mozzarella. Copriamo il tutto con il disco più piccolo, quello da 8 cm, leggera pressione . Spennello tutto. E sono pronti per il forno. 200 gradi, statico, per 20 minuti. O fin tanto che colorano per bene.
Ed ecco i nostri piccoli dischi volanti. Sono pronti per decollare verso la bocca. Guardate che belli. Pronti, facili e veloci, ma soprattutto sfiziosi. I nostri deliziosi rustici leccesi. Comunque, apriamone uno. Vediamo sotto. E allora subito un morso. Oh, 2000 gradi Fahrenheit. Mamma mia, buonissimo. Guardate che crema che viene fuori. Ed ecco la nostra mozzarella filante. Guarda qua. Ma sì, apriamone un altro. Senti come scricchiola. Anche qui croccante. Crocca, crocca. Ma è bellissimo. E non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto, di cliccare sulla campanella e di farci sapere come fate i vostri rustici leccesi. Questo è con il fila fila.